Allora, se vince il sì, non c'è, l'abbiamo detto in conferenza stampa, non c'è un futuro, rimaniamo assolutamente nella situazione attuale in cui si continua a concentrare in un'unica persona il potere assoluto da un certo punto di vista, dal punto di vista politico, dal punto di vista di governo, e se vince il no invece abbiamo una possibilità di speranza, ovvero sicuramente il governo ne risentirà dal punto di vista politico e quindi ovviamente un punto di risultato, torniamo ovviamente alla vecchia Costituzione, avremo un problema dal punto di vista delle leggi elettorali, l'Italicum rimarrà per quanto riguarda la Camera se non verrà modificato e per il Senato dovrà essere ripristinata la vecchia legge che esce dal parere della Corte Costituzionale, dalla sentenza della Corte Costituzionale, e quindi è ovvio che sarà necessario trovare davvero a quel momento una unitarietà all'interno delle forze politiche, all'interno del Parlamento, per fare una legge elettorale non sia solo basata per far vincere qualcuno, ma che sia per mantenere la democrazia, salvaguardando i principi costituzionali e soprattutto che ci possa essere la possibilità di un governo che non sia scritto dalla legge elettorale, ma che sia deciso dai cittadini, quindi anche sul tema delle preferenze, sul tema di come dare davvero possibilità di diritto di tribuna a tutte le forze politiche e a tutti coloro che si candidano. Spacchettamento del quesito referendario in queste giorni, settimane. Sì, una proposta che serve solamente per slittare, per prendere tempo e per poter rispondere facilmente alla domanda quando si farà questo referendum, perché è ovvio che lo spacchettamento o anche solo prenderlo in considerazione vuol dire rimandare la decisione a dopo il 2 di ottobre, che era una delle date inizialmente previste, soprattutto dopo la decisione della Corte Costituzionale sui rilievi sulla legge elettorale dell'Italicum. Quindi vuol dire in qualche maniera prendere tempo, vedere se intanto riesce a continuare a governare, perché siamo in un periodo anche in cui la stabilità del governo è non mai messa sotto dubbio, insomma è sotto molti dubbi e soprattutto a rischio di caduta da un giorno all'altro, almeno da quello che arrivano dalle inchieste politiche collegate al giudiziario dovute all'indagine su Alfano o comunque alle vicende collegate politiche ad Alfano, e quindi da questo punto di vista è prendere tempo per poter in qualche maniera riorganizzarsi al meglio. Molto probabilmente Renzi ha visto qualche sondaggio, come li abbiamo visti tutti, che danno il no ampiamente avanti, e quindi visto che è in crescita continua forse non vorrebbe perdere nuovamente dopo le elezioni amministrative anche un ulteriore appuntamento elettorale con i cittadini. Saremmo contrari qualunque governo l'avesse fatto. Ci sorprendiamo che molti principi della riforma costituzionale sono uguali a quelli per esempio del 2006. Nel 2006 il PD, o almeno quello che c'era nel 2006, DS sicuramente erano a fianco per il no al referendum, ora sono i massimi sostenitori del referendum, salvo rare eccezioni che in qualche maniera confermano la non unitarietà sul tema da parte del Partito Democratico. Però da questo punto di vista noi vorremmo che il no vincesse, vorremmo impegnare al massimo, vorremmo fare davvero un fronte largo, poi ovviamente anche all'interno del fronte di coloro che voteranno no ci saranno proposte diverse, è proprio quello che ci differenzia, di sicuro la Costituzione che abbiamo in mente noi è differente da quella delle destre, la legge elettorale che hanno in mente tanti partiti dell'arco costituzionale sono differenti da quelli che può avere una sinistra, sicuramente il proporzionale potrebbe essere una via di uscita adeguata per riuscire a dare una rappresentanza, però da questo punto di vista non dobbiamo solo basarci su come il governo potrà reggere. È un periodo in cui in tutta Europa ci sono governi che hanno difficoltà a costruirsi, e quindi da questo punto di vista vorremmo capire per quale motivo l'unico paese che fa il governo in base alla legge elettorale è quello italiano e non invece in tutti gli altri paesi d'Europa.